Oggi vi raccontiamo la nostra avventura in Abruzzo, alla scoperta di magnifiche gole, di un incontro ravvicinato coi lupi, di una pioggia improvvisa in una giornata di sole e di una sosta alla famosa curva del motociclista. Ma di tutto ciò eravamo ignari la sera prima, quando a Subiago, da Bonzo, parlavamo del nostro giretto in moto domenicale. Vorrei vedere il santuario che sta in mezzo alle rocce. Quindi dove andiamo? Noi andiamo qui alle gole di San Martino. Petra, la Petra d'Abruzzo. Andiamo dove. Buongiorno e buona domenica. Oggi è la prima domenica di sole dopo due weekend terribili e prima di altri due weekend ancora più terribili. Quindi capirete bene cosa significa. Questi matti mi portano in una strada che c'è scritto chiusa al pubblico. Voglio capire, eh? Speriamo bene. Beh, dalle condizioni della strada si capisce perché era chiusa. E a pensare che un signore per strada aveva detto andateci a questo rischio in pericolo. E ho chiesto perché, ma non ti preoccupare, no, non ho detto. Vabbè. Stiamo andando a Forca d'Acero. Forca d'Acero, entriamo, è un varco per l'entrata al parco del Lazio, Abruzzo e Molise. Dove ci fermiamo adesso? La taverna del lupo. Emagna! La porta d'accesso al parco Lazio, Abruzzo e Molise. Questo? Una porta d'accesso. E questa è la famosa curva del motociclista. Si fermano per guardare sia il panorama sia le varie prestazioni della gente che sale, perché c'è tutta la vista sulla strada. Adesso al parco tra un po'. E c'è la taverna del lupo, un buon rifugio dove si mangia. Andiamo a mangiare là? No, andremo oltre. Faremo il lago di Barrea verso Castel di Sangro, al Fradena. Vamos! Questi già si sono organizzati per il pranzo, perché c'ha lo stomaco che è brontola. Lo stomaco chiama, le curve danno nausea. Ecco qua la curva del motociclista, vi spiego il perché. Perché se ti metti qua vedi come tutti quelli come prendono la curva, vedi? Del mare. E in effetti
ecco l'area dei lupi. Qua abbiamo un lupo, ma di un'altra specie. Sì. Stanno proprio stravaccati. Sì. Questi sono lupi. Sono praticamente sdraiati a terra. Niente. Praticamente. Questo sarebbe un verso da lupo. Vabbè, insomma. Un lupacchiotto. Vabbè, proprio l'ululato. Mi sembra esagerato. Quasi come un lupo. Identico, guarda. Adesso dormo. Lupo. Dopo i falliti tentativi per attirare l'attenzione dei lupi, è meglio dedicarsi alle prossime tappe. Ma la prima tappa che ci viene in mente è quella fisiologica, del cibo. È ora di pranzo e siamo vicini al lupo, quindi ci fermeremo, perché no, al bar del lupo. Sì. Ci mettiamo qua, dai. Facciamo che ci abbiamo. Eccoci in pausa a Civitella Alfedena a mangiare qualcosa. Nel frattempo sta piovendo. No, buono. No, buono. No, guarda che sole che c'è da noi. Abbiamo beccato l'unica nuvola che c'è in tutta Italia. Sì. Esatto. Ecco a voi i bocconotti, tipica specialità abruzzese, vero? Bocconotti sono questi? Come li chiami tu? Bocconotti. Quelli sono i boccoli, questi bocconotti con la N. Bocconotti. Vero? Ma dove stai? A Bar del Lupo. Sono quattro lupi, eh? Quattro lupi, eh? Come erano? Stavo più sonno di noi, però. Dormivano. Cosa hai mangiato al Bar del Lupo? Abbiamo mangiato un tagliere di salumi e formaggi buonissimi. Ci hanno fatto mangiare un dolce, il bocconotto. Sì. Il bocconotto è un nome un po' intrigante, però... è un dolce al cioccolato. Non è a settembre che ci sono i cervi che mangiano qui. Siamo tornati bene da Berni, eh? Sì. Ritorneremo. Complimenti a Berni. Posticino grazioso, si sta bene, in tranquillità. Ottimo il tagliere, tutti i salumi e formaggi abruzzesi, buonissimi. Andiamo adesso? Adesso andiamo sulla strada che ci porterà all'eremo di San Martino, che è famoso perché ricorda un po' Petra, la Petra abruzzese la chiamano. Ah. Vediamo. Ok. Questo che è il lago di Barrea, è bellissimo. Ma devi vedere il colore che vedo. Sì? Quando c'è il sole il colore è diverso. Quando c'è il sole è azzurro, adesso è verde. Ciao. Ciao. Prossima tappa, monastero di San Martino in Valle. Il tempo è un po' minaccioso. Greve inchianti. Però vabbè. Giretto intorno al lago, perché quel po' di strada sterrata non deve mancare mai in una giornata in moto. E poi via verso Roccaraso. Eccoci a Roccaraso, sta piovendo. Abbiamo avuto la capacità di beccare l'acqua in una giornata di sole splendente in tutta Italia. Senti, che facciamo? Ci ritiriamo? Dura questa sconfitta.
Partiamo ritirata? Sì. Andiamo alla forchetta e poi ci muoviamo. Passo forchetta, come? Valico della forchetta. Mauro, questi lo vogliono fare comunque il valico della forchetta. La forchetta? Tu che ne pensi? Sì, tanto ci siamo. Ormai? Ci siamo, mezzi bagnati. Non si arrendono i nostri eroi. Meno male che è uscito un po' di sole, va. Non si arrendono. Le curve che fa girare la forza a Mauro. Non si arrendono. Cioè, già siamo al valico? E che vi aspettavate voi? Una cosa... No, non siamo fermati apposta, già sappiamo. Non possiamo andare... Quindi qual è il programma adesso? Facciamo il lago e riscendiamo verso Roccaraso. Di nuovo? Sì, però facendo la parallela. Nel nostro viaggio verso le gole di San Martino percorriamo la strada statale 84 che collega i paesi di Roccaraso, Palena, Casoli, Selva, Lanciano. È una strada di circa 84 km ed è molto panoramica ed è l'ideale da fare in moto. Siamo nel Parco Nazionale della Maiella e gli scenari che si aprono davanti a noi sono davvero degni di nota. L'hai fatta bene, amo la scelta. Siamo. Allora, siamo nel Parco Regionale della Maiella, stiamo per entrare nelle gole di San Martino, dove troveremo il monastero. C'è un quarto d'ora di scale di sfacchinata, si dice, no? Sì. Però bisogna abbandonare le moto ogni tanto. Cioè, 10 ore di moto e non ci facciamo un quarto d'ora di camminata. Oddio, camminare sopra questi pietroni non è proprio il massimo, però lo spettacolo non vale la pena, dire la verità. Qua stiamo passando proprio attraverso le gole. Madonna mia, che bello! È bellissimo! Pensa l'auto illuminato, l'hanno fatto da tutti. Sì. Hai detto che era la pietra d'Abruzzo. Bella. E dopo queste bellissime gole ce ne torniamo a casa. Ci vediamo, Davide. Ciao Lella, ci vediamo alla prossima. Ciao Mauro. Dai, buona strada. Ciao.